Natale nell'epoca del Covid inizierà virtualmente il 3 dicembre, quando scadrà l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio e saranno fissate le nuove disposizioni anticontagio, valide per il periodo delle feste. La stessa data potrebbe coincidere con l'accensione dell'abete nel centro storico di Fano. L'albero verrà posizionato domani in piazza 20 settembre, lo ha annunciato questa mattina l'assessore al turismo Etienne Lucarelli. Sarà un bellissimo abete normandiano di 13 metri, come sempre regalato da una famiglia fanese. Quest'anno la famiglia Carletti, Federica e Davide ce l'hanno regalato pensando al babbo che è venuto a mancare qualche tempo fa e l'hanno voluto donare alla città, e rappresenterà il nostro Natale, come anche l'albero del signore Seri, che alla fine, anche in vista di un'apertura, verrà installato nella nostra città. Ma abbiamo pensato ad una porta d'ingresso per far sì che tutti coloro che passeggiano intorno alla nostra città possono in un qualche modo ammirarlo e magari, non so, avere la voglia di entrare all'interno della città. Sarà posizionato in zona Pino Bari. Novità anche nella zona del Pincio, dove verrà allestito un villaggio di Natale senza mercatini, ma con un presepe curato dai maestri carristi, aiutando così la categoria che rimarrà ferma per l'edizione di gennaio-febbraio del Carnevale di Fano. Inoltre, mentre a Pesaro è stato definito un percorso a bordo di un trenino turistico a beneficio del commercio, a Fano saltano sia l'idea di utilizzare questo mezzo tanto amato dai bambini, sia le sculture di sabbia. Si lavora invece su iniziative e progetti improntati sulla solidarietà e Lucarelli ha lanciato un nuovo appello ai fanesi affinché vengano fatti acquisti locali. A Pesaro si sta pensando anche ad un trenino, in realtà Fano lo aveva lo scorso anno. Lo abbiamo fatto lo scorso anno, c'era in programma ovviamente di portarlo avanti anche quest'anno, purtroppo abbiamo ritenuto che con il discorso coronavirus e con la necessità di contingentare gli spostamenti e quindi le difficoltà non fosse possibile. Questa mattina, grazie anche ai volontari della Proloco, è stato posizionato il basamento dell'abete ed è iniziata l'installazione sia delle luci lungo il corso che della filodiffusione. I fanesi però, se da una parte avranno comunque diverse attrazioni per le festività, dall'altra dovranno rinunciare a feste in casa, veglioni e a un'altra tradizione, la tombola, un gioco che per decenni ha tenuto compagnia intere generazioni e riempito i locali della cooperativa Tre Ponti. Ecco, secondo lei, se il governo dovesse decidere di allentare un po' queste misure, si potrà giocare a tombola nel periodo natalizio? Ma io penso assolutamente di no, la tombola oramai per quest'anno, anche perché naturalmente questi fanno assembramenti, anche se mantenessimo, se come vedi all'esterno ha montato anche un tendone, naturalmente in emergenza avere la possibilità di fare eventi, diciamo, in locali chiusi, riscaldati, in periodo invernale era importantissimo. Eppure nemmeno quella può essere utilizzata, a quanto pare, quest'inverno. È vuota. Il presidente Bartolucci ci ha poi raccontato delle difficoltà che la cooperativa sta affrontando a causa della pandemia e delle limitazioni imposte dal governo. Noi paghiamo qui un affitto, anche se qualcuno dice che è, però spendiamo 1.000 euro al mese. Naturalmente te mi dirai, ma questi 3 mesi voi pagate gli affitti, noi paghiamo l'affitto del comune, perché purtroppo le fatture arrivano e bisogna pagarle. Non ho difficoltà a ammettere che praticamente abbiamo dovuto stoppare i mutui. Questo anno bisogna rimanere in piedi, perché se cadiamo per terra ci facciamo male.